Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Vi sarete subito chiesti perché dici idea fallimentare, soprattutto perché questo titolo così cattivo, così clickbait. Ragazzi, questa è proprio un'idea fallimentare. Però per arrivare a capire perché dico che è fallimentare, dobbiamo fare un po' di passaggi. Ormai lo sapete benissimo, io sono un atleta professionista di mountain bike e oltre a fare contest, quindi le gare in bici, fare il campionato del mondo, ho sempre fatto anche tanti show in giro per l'Italia, ma anche all'estero. Cosa cambia da uno show a un contest? Un contest è una vera e propria gara dove hai altri atleti e tu cerchi di batterli. Invece uno show è semplicemente un'esibizione dove si mostrano i trick, c'è un sacco di pubblico, ci si gasa e si gira tutti assieme. Ho iniziato a fare show veramente agli albori, io mi ricordo forse i primi show addirittura 2013-2012. Niente di che, i trick non erano esagerati, però la cosa bella era andare con i propri amici, divertirsi e far vedere un po' anche alla gente, soprattutto in Italia, questo sport. Ci sono diverse tipologie anche di show, cioè c'è lo show dove appunto ci sono i salti in terra, quindi è come un contest ma effettivamente non è una vera e propria gara. E poi invece ci sono gli show più portatili, diciamo, dove hai delle strutture mobili che metti nelle piazze o vari posti per fare queste esibizioni. Però qual è stato il problema? Che io sono sempre andato a fare show per qualcun altro, nel senso che chiamava l'atleta di freestyle motocross, mi diceva vieni a fare lo show per me, mi chiamava quello di mountain bike, mi chiamava l'organizzazione estera, mi diceva vieni a fare lo show qui, bello, assolutamente fighissimo, ma c'avevo sempre per l'idea cazzo, però sarebbe bello crearsi la propria struttura, la propria indipendenza nel fare queste cose e fare lo show proprio come lo vedo io. Ho detto vabbè, da solo però non ha senso, perché da solo, come sapete, le cose non vengono mai benissimo. Ho cercato le persone più adatte per creare appunto degli show. Io, Ivo, Diego e Grigio abbiamo deciso di unire le nostre forze per dare vita a un nuovo gruppo, Ripkick. In realtà non c'è un grosso significato dietro questo logo, ecco, però gliel'avevamo dato un sacco di anni fa, eravamo ancora giovani e inesperti. Un gruppo affiatato che vuole andare in giro e portare lo sport in giro per l'Italia in particolare. Ma che cosa c'entra il carrello con Ripkick? Ve lo svelo subito. Ragazzi, è comparso tutto. Cioè, questa è la nostra struttura. Prima di farvi capire perché è stata un'idea fallimentare, vi faccio vedere un pochino come sono formate tutte le strutture. Ovviamente la prima cosa che ci serviva per creare il nostro setup era qualcosa per trasportare il nostro setup. Abbiamo deciso di comprare un bellissimo rimorchio, un bellissimo carrello furgonato, una bella bestia. Tra l'altro Ivo ha fatto dei lavori di rinforzo, ovviamente per tenerlo più stabile, come state vedendo, che sono favolosi, poi ve li farò vedere pian piano. Però adesso ragazzi dobbiamo scaricare la maraonda di roba che c'è dentro. Sotto il mio piede. Tantissimo. Il problema principale, ragazzi, è che ovviamente dovevamo trovare un carrello che potesse portare almeno 700 kg. Tenete conto che abbiamo dentro veramente tanta roba. Ci siamo, ragazzi, pelati. Ma noi siamo dei geni. Siamo in quattro a cambiarci. Abbiamo una sedia. Una sedia, ragazzi. Ah. Intanto ti posso guardare intanto che scarichi tutto il resto. Carrello settato, abbiamo scaricato tutto. Questo è Rolin. Questi sono invece tutti i pezzi che servono per fare la rampa. Mi stai chitina, ragazzi. È brutto vedere così, lo sappiamo. Aspettate un attimo. Allora, prima cosa da fare, non la so, non me la ricordo. È 2 anni circa che non montiamo tutta sta struttura. Ma il buon Ivo, ragazzi, è stato super provvidente. E abbiamo la nostra bella cassettina. Tutte le viti ci sono dentro. Viti divise per numero e disegno per montare tutta la struttura. Questa è qualità, ragazzi. Ma voi direte, sì, ma voi costruite tutta una struttura su sto coso ed è di plastica, cioè di cos'è sta roba? Legno, eh. In realtà dentro, ragazzi, ho costruito tutta una struttura di tubolari in modo tale da non appoggiarci direttamente sul legno, ma da scaricare tutto il peso sul pianale, sul telaio sostanzialmente, no, con rinforzo lì davanti della barra e i piedini dietro, quindi in realtà è tutto scaricato su telaio, esatto, centrale grosso. Adesso montiamo questo rialzo che serve a fare un piano ulteriore sopra, più alto del piano del carrello, perché era troppo basso per fare la partenza. Ok, solleva. Solleva, appoggio dietro. Crack. È la capanna di Ivo, si chiama così. E questo? E questo chi lo muove, ragazzi? Diagonali su diagonali. Datemi una diagonale. Mi solleverà il mondo. Non diceva così, ma fa niente. Ok,
Ovviamente ragazzi, piano finito, ma non si può fare solo il piano, c'è anche la discesa. Posso mettere una vite? Ho messo una vite! L'ho costruito io praticamente. Ah, tenete conto che voi direte, cazzo, sì, ma ci state mettendo un po'. In realtà è un lavoro da fare in 3-4 persone. I manovali, come al solito, siamo io e Ivo. Questo pesa. Ok, metto sotto il piede qua. Ma Ivo, il raccordo? No, ma esatto, ma non lo senti neanche tanto quel gradinetto lì alla fine, no? Easy. E invece no, ragazzi, abbiamo pensato anche al raccordo. Furbone che non sei altro, Ivo. Cosa è la zanzariera, ragazzi? Ragazzi, vi presento il castello di Ripkick Bike Show. Mamma mia, che lavoro che abbiamo fatto, ragazzi, quando l'abbiamo costruito. Non sembra fallimentare visto così, eh? Arriviamo al dunque, dobbiamo finire, dobbiamo continuare la nostra costruzione. Voi direte, cavolo, sì, però non mi fiderei molto, cioè l'avete costruito voi. Fatti i cazzi vostri. No, struttura certificata da un ingegnere. Certificata per non avere problemi per fare show in giro per l'Italia, eh? Meglio di così, ragazzi, non si poteva fare. L'unica cosa che vorremmo fare, ovviamente, sarebbe abbellire un po' la struttura poi finale. Una wrappatina? Ragazzi, se c'è qualche aziendina che, non so, ci vuol fare un wrappino qui con il nostro logo Ripkick, eh? Scrivete nella mail che trovate in descrizione. Il treno regionale 3071 e le ore 16:40 è in arrivo al binario 2. Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Pescia, Montecatini Terme, Pistoia, Prato. Ragazzi, ci ha raggiunto anche il grigione. È arrivato giusto in tempo per darci una mano a montare questa bellissima rampa. Narrami come l'hai costruita. Era in offerta su Wish. La cosa più difficile è stata veramente come pensare di fare una rampa da 3 metri per 2 e mezzo, sì, quasi, e pensare di poterla smontare comoda. Infatti l'abbiamo fatta tutta in moduli preassemblati. E vedete, praticamente lui ha fatto tutti questi innesti. E poi la figata che ha fatto questi bellissimi piedini, che sono dei gommini che ci sono su tutta la rampa per regolare quando magari c'è il terreno non troppo liscio, con questi qua si può regolare l'altezza della rampa. Fine 2018 ci siamo messi lì nella sua azienda, nella sua officina, e ci siamo messi lì praticamente ogni sera andavamo a turni io, Grigio, Diego. Io per circa 2 mesi di vita, 8 ore di lavoro, smettevo di lavorare, mettevo le 5 fino alle 10 e ero attaccato a lavorare su questo progetto qua. 5 minuti, in 3 l'abbiamo montata più o meno. Quanto pesava sto coso? 150 kg. Tra l'altro, esatto, Ivo mi sta facendo ricordare che abbiamo fatto un bello sbattimento. Noi abbiamo fatto, la prima volta siamo andati in una fiera a Rimini perché cercavamo qualcuno che ce lo facesse su misura. In Italia ce ne sono poche. No, poi fortunatamente ho chiesto ai miei amici di Dabut, che sono quelli che fanno freestyle motocross, mi hanno dato il nome di questa azienda di Belluno, tipo, che fa gonfiabili per bambini in realtà, però fa gonfiabili su misura. E niente, ragazzi, ci siamo fatti questo bellissimo gonfiabile che adesso srotoliamo. Ma come l'avevamo piegato bene? Siamo stati bravi, eh? Io e il grigione poi siamo andati a ritirarlo a Belluno, ti ricordi? Siamo andati in missione, abbiamo noleggiato il furgone. Missione compiuta! Ecco voi, tra 2 minuti è gonfio. È arrivato anche l'ultimo membro, ragazzi. Siamo riuniti, ragazzi, finalmente. Dopo 2 anni di fermo totale. Parkour. Allora, ragazzi, la cosa bella, a seconda di quanto spazio si ha, si può distanziare. E ovviamente qua non abbiamo tantissimo spazio, quindi lo terremo vicino, piuttosto che stare a casa a far niente, che piove e nevica sempre ormai. E voi direte, ragazzi, ma perché dici che è un'idea fallimentare? Cioè, sembra tutto perfetto, super funzionante. Perché purtroppo è da 2 anni, cioè da quando l'abbiamo ultimata,
abbiamo fatto esattamente due show, cioè uno per Magneti Marelli, in cui non avevamo neanche ancora il carrello perché non era ultimato, quindi avevamo solo la rampa e il gonfiabile e prendere la rincorsa pedalando. Poi il secondo show che l'abbiamo fatto invece vicino a Monza, via Sono, che quello è andato benissimo, era fighissimo. Esatto, era lo show ideale. Lasciamo perdere che c'è stato anche nel 2020 il Covid, ma è ormai 2 anni che noi non lo aprivamo questo. Quindi capite che sì, abbiamo fatto un investimento. In realtà con quei 2 show ci siamo anche già quasi rientrati economicamente. Però fallimentare perché con tutta l'idea, no, adesso facciamo il tour di show e poi 2 anni fermi. Ma qual è il vero problema, ragazzi? Che non abbiamo tempo di organizzare gli show. È proprio per quello che è un'idea fallimentare, diciamo, perché non la stiamo sfruttando come potrebbe essere sfruttata una struttura del genere. Almeno adesso dai, ve lo facciamo vedere in questo video e poi non lo vedrete per niente mai più, penso, no? Vi lascio la pagina del nostro Rip Kick Bike Show in descrizione e anche la mail se per caso vorreste organizzare in futuro uno show. Ma guardate che figata! Il senso di tutto questo video, che ho detto, è un progetto fallimentare perché, cioè, come vedete, la struttura in realtà è fighissima, no? È super la struttura. Però non siamo stati bravi a promuoverci. Non siamo stati bravi a far fruttare la struttura. Ed è colpa nostra, non c'è niente da dire. Promozione non l'abbiamo fatta. Assente. Non perché non volevamo, ma per mancanza un po' di tempo. Vogliamo impegnarci e far fruttare anche questa struttura perché è veramente figa. Tutte le volte che la usiamo è incredibile, diciamo. Cazzo, però non è possibile che non riusciamo a usarla effettivamente. Anzi, io mi sono stupito trovarla ancora così in forma, così bella. Cioè, me la ricordavo più triste, invece è una cannonata. Adesso che veramente è 2 anni che non la apriamo, oh, si è rimasti tutti. Quando abbiamo montato il rollino, io vi ho detto: oh, complimenti. Bel lavoretto. Bel lavoro. Bel lavoretto, ne. Ragazzi, in realtà ho cercato di fare questo video per farvi capire, insomma, da che cosa è nato tutto questo progetto. Perché alla fine voi sul canale praticamente non l'avete mai visto, a meno che qualcuno di voi non ha scorso nei miei video vecchissimi dove ho fatto una presentazione, qualche presentazioncina di questa roba, ma proprio vecchi vecchi. In realtà abbiamo fatto, in realtà io e Ivo, 2 video. Il mio, dove vi ho raccontato appunto la storia di tutto sto Rip Kick Bike Show, mentre nel video di Ivo andrete a vedere, se volete, più riding e più trick filmati dall'esterno, perché come avete visto nel mio video ho filmato quasi tutto in GoPro. Vi lascio il video di Ivo qui sopra. Scusami, dov'è l'alboreto? Io la domanda la faccio in tutti i video perché non è possibile. Bisogna scrivere in DM ad Alboreto. È sulla barca dei traditori. È di fianco a Giuda. Sono lì così. Alboreto e Giuda. Ragazzi, quell'alboreto lì, tutte le volte ce n'è una. Cioè, una volta dovevo andare al parco delle Cornelle. Esatto. Gli ha rubato la bici. Adesso non c'aveva l'università che doveva andare ai suoi corsi, non c'era comunque nei video. Adesso c'ha l'università perché c'ha gli esami, non c'è nei video perché deve fare gli esami. Allora dillo che non vuoi venire in girare con noi. Ragazzi, cioè, non so io. Per favore, distruggiamogli l'Instagram. Cioè, non... scassiamolo. Cioè, non è possibile. Distruggiamolo. Non è presente nei video. Lo distruggiamo. Grazie mille di aver visto questo video. Ricordate di lasciare un like, che supportate il canale. E soprattutto iscrivetevi. Bravo, che è gratis. Vi ricordo che è gratis, ragazzi. Non costa niente, ma date un supporto enorme ai canali iscrivendovi. Grazie mille a tutti. E ci vediamo al prossimo video. Bella.